Amara sconfitta casalinga per il Campania Ponticelli, che tra le mura amiche perde per 3-1 contro il Monte di Procida. Nonostante una partita giocata all'attacco, gli uomini di Mister Masecchia si sono fatti infilare in contropiede dagli avversari. Ora la vetta è un po' più lontana. Vediamo cosa è successo nelle immagini montate da ADV Sport. Fischio d'inizio, il Campania Ponticelli attaccherà da destra verso sinistra in maglia biancorossa contro il Monte di Procida in maglia gialloblu, da sinistra verso destra. Apertura sulla destra dove c'è Esposito, sguardo al centro di Esposito. Passaggio filtrante, uno dei combattori, attenzione, palla sulla destra, c'è Maturo, guarda al centro, il cross, buono, il destro al volo, incredibile, palla al lato, ci ha provato Di Duccio che la tiene lì, attenzione, salgono gli uomini di Mister Masecchia, palla aiuta Bottiglieri, il cross di Bottiglieri, buono e preciso, bottone di testa, prova la deviazione, la palla stipula, esce male il portiere e poi riesce però ad agganciarlo, c'è Costaiola che blocca palla e fa ripartire subito l'azione, suggerimento per il numero 9, Barbella che aggancia bene palla, in area di rigore, esce! Benissimo Barone, blocca l'azione, si affida, anzi no, lascia, sì, tocca subito palla per Di Duccio, giocata ancora Esposito, finta di Esposito, non è di rigore, il sinistro ribattuto dalla difesa, messo giù, ci sarà per l'arbitro calcio di punizione da posizione davvero invitante, limite del momento catartico di questo primo tempo, punizione, fischia l'arbitro, Esposito, il sinistro, il vantaggio di Esposito, una punizione incredibile alla perfezione, la palla si è fermata lì al set dove Costaiola non poteva proprio arrivare. 14esimo minuto di gioco, 1-0 per i biancorossi, la rete la segna Esposito su calcio di punizione. Punizione va a Stuti, cross tagliato verso il centro, la palla è preda del numero 6 che prova a deviare il destro ora del 9. Momento in avanti ora per il numero 9, il destro che sibila e si ferma lì, attenzione ancora avanti, il numero 11, il destro al pari, stavolta il pari arriva con Sica. Distrazione difensiva, sono Bottone, una serie di giocatori di prima, palla per Esposito ora che la tiene verso il centro, c'è Bottone, tanto spazio, il destro al volo di Bottone, para però Costaiola, astuta. Il destro potente di Giuliano, vola sulla destra, respinge Barone, palla ancora, palla messa al centro, colpo di testa, c'è il 2-1, incredibile il vantaggio degli ospiti all'ultimo secondo del primo tempo. Fischio d'inizio della ripresa, Monte di Procida subito in avanti, da destra verso sinistra, numero 14 tiene subito palla, al contropiede di Sica che supera Incarnato, recupera posizione il numero 6, Sica però dal limite la tiene lì, il destro è potente, palla di poco al lato, Agliano, il destro è potente, la palla gira e la rete del 3-1, beffato sul suo palo il portiere Barone, Agliano cerca Esposito, Esposito, fermato però ancora una volta da Sica che può ripartire, azione velocissima del Monte di Procida, si è portato a tu per tu col portiere numero 9, il destro! Esposito. Suggerimento è per Maturo, al limite della rigore, Maturo verso il centro, c'è spazio, c'è Incarnato, il cross al centro di Incarnato, la palla è buona, dove c'è Bottiglieri, il destro di Bottiglieri, la palla resta lì e Costaiola può bloccare, ancora Incarnato che la tiene lì, una finta, poi Minauda, smista,
Maturo, Maturo un po' di spazio, gioca subito a sinistra, c'è l'inserimento, ottimo ad incanato, anzi Ascione che tiene lì palla, verso il centro, suggerimento, bottone, il destro, deviato! Ascione cerca di giocare palla a Maturo, non ci riesce, Minauda recupera ed Esposito fa ripartire l'azione, sinistro, per Di Tuccio, un po' di spazio Di Tuccio, da limite il destro! Esposito, sulla sinistra per Ascione, Ascione, serie di finte, gioco di gambe di Ascione, il cross al centro, la deviazione, ci sarà calcio d'angolo, Carnato, avanti Campania, il pareggio è possibile, bisogna trovare un gol quanto prima per credere nella rimonta fino alla fine, va a bottone, si posiziona il destro, centrale, debole, non impensierisce Costaglio, Maturo, il cross verso il centro, il colpo di testa, la palla resta lì, attenzione, palla giocata nella di rigore, il sinistro vola in controtempo, Costagliola, numero 11, cerca l'avanzata di Esposito sulla sinistra, trova Esposito, guarda al centro, il sinistro, tagliato il colpo di testa, cross verso il centro, Costagliola ci mette la mano, la palla resta lì, il sinistro di Esposito, ancora Costagliola, e poi brusco di testa, la leva dall'incrocio dei pali, punizione del giallo-blu, pieno recupero. Finisce qui il Campania Ponticelli, perde imbattibilità qui tra le mura amiche e subisce il duro 3-1 del Monte di Procida, un passivo fin troppo duro per gli uomini di Mister Masicchia, che però hanno lottato fino alla fine.